Sarebbe di nuovo crisi tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino, ma se fino a poche settimane fa si trattava solo di un chiacchiericcio. Adesso le voci parrebbero avere fondamento, complice una lontananza tra i due non solo apparente. Un destino curioso li unisce dal 2012 quando si sono conosciuti dietro le quinte di amici e si sono follemente innamorati. Nonostante Stefano fosse allora fidanzato con una compagna di scuola che sarebbe diventata una delle cantanti più amate del panorama italiano, Emma Marrone. La passione travolgente tra Belén e Stefano li ha spinti a sposarsi solo un anno dopo, nel 2013. Celebrando nello stesso anno la nascita del loro figlio Santiago. Tuttavia, nel 2015 hanno annunciato la separazione, per poi ritrovarsi di nuovo nel 2020. Ma adesso, nuove informazioni sono emerse. Che la coppia sia di nuovo in crisi? Gli indizi non lasciano presagire nulla di buono. Da quando sono tornati insieme sono di certo molto più riservati, ma il feeling è sempre lo stesso. Le ultime indiscrezioni di questi giorni sono sconcertanti e hanno lasciato il fan sotto shock. La showgirl ha cancellato dai social tutte le foto insieme al marito. Di De Martino non c'è più traccia nella vita social della Rodríguez, che tace, per ora, anche sul fronte delle stories. E poi c'è lui, che alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2023-2024 si è presentato senza fede al dito, che aveva rimesso dopo essere tornato a fare coppia con la conduttrice, nel 2022. L'intenzione di dirsi definitivamente addio, forse, non c'è mai stata davvero, nonostante le altre persone che nel frattempo sono entrate nelle loro vite. Ora, però, è di nuovo tempesta, almeno così pare. Chissà se riusciranno a venirne fuori.